domenica ben ritrovati con l'Abruzzo del pallone in Serie C e soprattutto tanta Serie D in questa domenica sera, in questa seconda parte di fatto, perché la prima l'avete vissuta questo pomeriggio con i gol che si sono susseguiti, specie in Serie C dove si è segnato di più, ma anche in Serie D dove non è stata una gran giornata, mentre in Serie C torna al successo finalmente. Il Pescara lo fa allo Zecchini di Grosseto contro il Grosseto, contro i maremmani di Magrini, e adesso diciamo che escono un po' da un momento delicato. Questo è inutile tornarci su. Ovviamente di Grosseto Pescara parleremo nella prima parte di questa trasmissione, poi nella seconda parte spazio alla Serie D. Dove anche qui insomma la giornata è stata così, ha perso il Notaresco, ha pareggiato in casa il Pineto, ieri aveva perso la Vastese, ha perso il Castelnuovo. Insomma, l'unica vera buona notizia in Serie D arriva dal Chieti, che vince a Montegiorgio 2-0 con una doppietta di Fabrizio e si rilancia nelle ambizioni di salvezza. Vi ricordo che potete interagire con noi al numero che vedete, 392-623-7060, WhatsApp, SMS, ma tanto oramai lo conoscete. Potete commentare la nostra diretta Facebook. E adesso vado a salutare chi mi accompagnerà questa sera. Lui ha tenuto compagnia questo pomeriggio con la prima parte dell'Abruzzo del pallone, molto ampia, perché c'era soprattutto Grosseto Pescara da seguire. Andrea Costantini, ciao Andrea. Ciao a tutti, ciao. E poi ritrovo con piacere, passato un po' di tempo, forse il Covid di mezzo, quindi veramente non ci vediamo da un sacco di tempo, Luca Di Pasquale. Ciao Luca. Grazie a voi, buonasera, è sempre un piacere. Piacere nostro. Allora, vediamo un po' i risultati di Serie C e Serie D con l'ausilio della grafica, così poi non ci torniamo. Ieri la vittoria del Teramo a Pontedera 3-0, la partita sospesa tra Lucchese e Carrarese. Oggi Vispesaro-Olbia 1-0, rimonta clamorosa dell'Ancona che era sotto 2-0 con Siena, vince 3-2, successo per il Cesena col Montevarchi 3-1, come detto vittoria del Pescara 2-1 a Grosseto, tra poco il servizio. Nono successo consecutivo del Modena, che ribalta la gara di Imola, era andata sotto la formazione di Tessera 1-0, poi 1-2, Pistoiese-Gubbio 2-3, Reggiana-Fermana 2-1, Viterbese-Virtus-Entella 2-5. Vediamo la classifica quando siamo praticamente quasi al giro di boa, mancano 180 minuti, comandano Modena e Reggiana a 39 punti, Cesena 35, Virtus-Entella 29, Ancona e Pescara 25, Gubbio, Siena e Vispesaro 23, 22 per la Lucchese, 21 per il Pontedera, 20 per Carrarese, Olbia e Montevarchi, 19 per il Teramo, 18 per la Fermana, 17 per l'Imolese che in settimana ha preso anche due punti di penalizzazione, 14 per la Pistoiese, 13 per il Grosseto, chiude la Viterbese a quota 11 punti. Serie D, girone F. I risultati della giornata numero 12, ieri Recanatese-Vastese 3-1, sempre ieri tra Stevere e Fano 3-1, questo pomeriggio Aurora-Alto Casertano-Castelfidardo 0-1, Fiuggi-Vasto-Girardi, partita dalle mille emozioni, 3-2 vincono i fiuggini, Montegiorgio-Chieti 0-2, Nereto-Porto d'Ascoli 1-2, Pineto-Matese 0-0, unico 0-0 di giornata, San Benedettese e Castelnuovo 2-0, Tolentino Notaresco 2-0. Vi ricordo che mercoledì, il mercoledì dell'Immacolata, si torna in campo per il turno infrasettimanale mercoledì e noi ovviamente ci saremo per raccontarvi le partite del pomeriggio e per raccontarvi come sono andate le cose la sera, quindi è un mercoledì che è quasi come una domenica. Vediamo la classifica, dopo 12 giornate di campionato, comanda il Trastevere con 30 punti, 27 per la Recanatese, 25 per il Fiuggi, 21 per il Porto d'Ascoli, 20 per Notaresco e Castelfidardo, 19 per Pineto e Tolentino, 17 per il Matese, 15 per il Vasto Girardi, 14 per Castelnuovo e Chieti, 12 per il Faro, 11 per Vastese e San Benedettese, 10 punti per il Montegiorgio, 5 per il Nereto e 2 per l'Aurora Alto Casertano. Cominciamo subito e cominciamo dal Carlo Zecchini di Grosseto, dove il Pescara vince 2-1. Il servizio è ovviamente firmato per noi da Paolo Renzetti.
Riparte dalla Maremma la marcia del Pescara che espugna il campo del Grosseto con il risultato di 2-1 con merito dopo una gara condotta per 80 minuti e fino al gol locale che ha costretto poi alla sofferenza finale gli abruzzesi. Auteri salva la panchina, ma ora bisognerà provare a vincere anche le prossime gare prima della sosta per risalire la china. Delfino in campo con il 3-4-3. In difesa si rivede Glianes, a centrocampo Giambò tra i migliori al posto di Memushai che non è al meglio e va in panchina, mentre in attacco la novità è Clemenza, autore di un gran gol. La squadra di Magrini, reduce dal successo di Siena, si schiera con il 3-5-2. In Maremma sole con 1500 spettatori sugli spalti, fra cui un centinaio di tifosi pescaresi. Allo Zecchini si parte su ritmi blandi con il Pescara pericoloso al 13esimo con il lancio di Rasi in area per Clemenza che da posizione angolata mette alto. E il Delfino a fare la gara con i locali guardinghi. Al 28esimo occasionissima per Dursi che si ritrova davanti a Barosi che riesce però a respingere. Al terzo tentativo il Pescara al 31esimo passa con Ferrari che dopo una corta respinta della difesa biancorossa insacca alle spalle del portiere di casa. Gran parte del merito va a Rasi che con il suo cross costringe all'errore la difesa maremmana. Per l'ex Comasco è il settimo sigillo stagionale. Il Delfino non si accontenta dopo il gol del vantaggio e al 37esimo arriva ad un passo dal raddoppio, ma la bella conclusione di Dursi vede il pallone stamparsi sul palo con il portiere maremmano battuto. Pescara padrone del campo con i locali in difficoltà e che al 44esimo subiscono il raddoppio ad opera di Luca Clemenza che con uno dei suoi colpi e con un eurogol da antologia permette alla sua squadra di rientrare negli spogliatoi sul doppio vantaggio. Nella ripresa Grosseto che passa al 4-3-1-2 con gli ingressi in campo di Cretella e Boccardi per Salvi e Arras. All'11esimo Pescara che trova il tris con Ferrari, ma c'è l'annullamento di Bonacina di Bergamo per fuorigioco del bomber pescarese che non sembra però evidentissimo. Più volitiva nella ripresa la squadra di Magrini, ma Sorrentino non rischia nulla. Evidente appare allo Zecchini la differenza di valori tecnici tra le due formazioni. Con il minimo sforzo la squadra ospite controlla la partita, anche se al 23esimo c'è però la prima parata di Sorrentino su conclusione ravvicinata di Moscati. Al 26esimo primo cambio abruzzese con De Marchi che prende il posto di Ferrari. Al 35esimo si rivede il Grosseto ancora con Moscati, ma Sorrentino dice no anche in questa circostanza. Gara godibile nonostante tutto con i biancazzurri pericolosi al 37esimo con una conclusione di poco alta di De Marchi su cross di Zappella. Tutto questo un attimo prima della rete maremmana di Cretella che con un tiro angolato supera il portiere del Pescara, riaprendo la gara che vive il pathos finale che nessuno si aspettava con i padroni di casa che ora attaccano anche se in maniera confusa in un match improvvisamente di nuovo vivo, ma che il Pescara porta a casa dopo 4 minuti di recupero con merito, tornando alla vittoria esterna dopo 2 mesi e mezzo. Domenica prossima allo Stadio Adriatico bisognerà però vincere anche con la Pistoiese. In alcuni momenti nella gestione delle gare siamo un po' immaturi e poco consapevoli perché abbiamo fatto una gara ottima complessivamente, poi loro hanno variato l'ordine tattico e noi non l'abbiamo interpretata subito bene. Il risultato è stato che un po' più spesso ci siamo abbassati di 20 metri, però questo ci ha permesso anche di avere molti più spazi in contropiede. Lì non siamo stati bravi nella gestione della gara perché la partita andava chiusa, a volte siamo un po' egoisti, andiamo a cercare le soluzioni individuali come se il gol determinasse un voto alto nella pagella, invece non deve essere così, si deve giocare sempre per i compagni e poi il calcio di gratifica, se giochi per te stesso, lì non siamo stati bravissimi. Poi abbiamo commesso un errore prendendo il 2-1. Ed è chiaro che la partita diventa emotiva, soprattutto in questo momento in cui insomma c'è un po' di pressione, c'è un po' di tensione, che chiaramente, voglio dire, il risultato era importante, quindi questo i ragazzi lo avvertono. Allora, però non siamo mai stati disordinati in campo, anche nei minuti finali, insomma, dopo il 2-1. Noi alcuni criteri non li abbiamo mai persi, perché non è che in una settimana, dopo una partita non bella che abbiamo fatto contro la Lucchese, non è che in una settimana ritrovi di colpo, è che alcuni concetti ce li abbiamo dentro. Il problema poi è sempre l'interpretazione. Ed è quello, è su questo quello che dobbiamo, su cui dobbiamo lavorare, su cui dobbiamo crescere. A un certo punto siamo diventati in alcuni momenti anche superficiali e non va bene questo, in alcuni momenti egoisti e questo non va bene, in alcuni altri momenti di gara abbiamo perso un po' l'ordine difensivo a partire dai 3 attaccanti. Un conto è
aggredire o provare a chiudere. Una difesa a tre che costruisce gioco è un conto, e aggredire o provare a chiudere una difesa che si apre a quattro, gli attaccanti sanno cosa fare, però non sempre l'abbiamo interpretato bene. Questi sono dei limiti, ma noi su cui dobbiamo lavorare, perché dobbiamo lavorare, e poi comunque siamo sempre in debito nei confronti di tutti, quindi questa partita la dobbiamo mettere da parte analizzando ciò che di positivo abbiamo fatto. Complessivamente la partita l'abbiamo meritata, perché complessivamente abbiamo giocato una buona gara, però lavorando anche sui difetti. Ieri aveva detto il Bolzano passato che lei non vede fantasmi, dopo questa vittoria ne vede ancora meno. Insomma, lei ha mai pensato di essere in pericolo la vigilia di questa partita? Adesso al di là dei fantasmi. Ma guardate, quando si fa questo lavoro, ogni allenatore lo sa, in tutte le categorie, a tutti i livelli che è sempre in discussione, però non è che uno si basa sui risultati, si cerca di lavorare e trasferire dei concetti alla squadra, quindi è quello l'argomento che prevale, il resto lascia il tempo che trovo. Quindi quando ho detto così, ho detto ieri, lo ripeto pure adesso, fantasmi non ne ho mai visti, perché se uno dovesse inseguire i fantasmi non si campa più, invece occorre concentrare le proprie energie e le proprie sul lavoro, che è la cosa più importante. Oh, questo è il servizio e le parole di Gaetano Auteri. Luca, su un paio di passaggi che mi hanno stupito favorevolmente, nel senso che mi hanno colpito. Allora, il fatto che la gara va chiusa, ma spesso siamo egoisti perché magari si pensa un po' alla pagella del giorno dopo. Vabbè. È un difetto questo che probabilmente Auteri ha tirato fuori oggi, ma che probabilmente serbava un po' da qualche settimana? Probabilmente sì, oggi è anche più facile esternare certe cose perché hai vinto, quindi puoi anche, come si dice, pungolare un po' i giocatori. Però ecco, sul 2-0, da come si è visto nei filmati, il Pescara ha dominato per un bel po' la partita, quindi non è che è andato in sofferenza. La partita l'ha fatta solo il Pescara. È normale che poi cerchi di fare la giocata anche Singola, poi dispiace aver preso un gol a 5 dalla fine, però... È chiaro che nella giornata in cui va tutto bene qualcuno dice vabbè, oggi è la giornata buona, mi riscatto anche di qualche prestazione che non è andata precedentemente. Sicuramente lo si può anche pensare, perché sono uscite belle giocate, belle situazioni, poi veniva anche da un periodo purtroppo non particolare, e credo che tu vuoi anche liberare di un peso e farti la giocatina tua. Andrea, immaturi e poco consapevoli, l'analisi di Auteri è, diciamo, ancora abbastanza impietosa a 180 minuti dalla fine del giornale d'andata. Ma io oggi l'ho trovata abbastanza lucida in realtà, perché... No, che sia lucida è fuori di discussione. Sì, ma forse non ha detto proprio immaturi, ecco, ha avuto quel passaggio che tu hai sottolineato, e poi ha parlato, insomma, sì, di questi egoismi, di un ordine che a volte la squadra perde, soprattutto nel riferimento agli attaccanti. Poi è chiaro che ci sono alcuni errori che... Certo, poi il Pescara li paga anche troppo, Non è il caso magari di altre partite, però oggi l'unico errore, quello di Diambò, che ha fatto una buona gara, però lì perde palla, poi Cretella, che non è noto per certe qualità, si inventa un gol del genere, dribbling e palla a giro sul palo lontano. A volte davvero quando gira male accadono anche cose impensabili, come oggi quel gol di Cretella. Per il resto è stata una partita controllata, e penso che Auteri abbia fatto bene a sottolineare delle smagliature che ha visto, ma anche a sottolineare la buona prova nel complesso contro una squadra che ha dei problemi, che in casa non ha mai vinto, che è la penultima del campionato. Tutte cose giuste, ma abbiamo anche sottolineato che questa squadra in casa ha concesso poco anche alle altre corazzate, vero, al Modena e alla Reggiana. Oggi, prima di Grosseto Pescara, il Grosseto in casa aveva fatto 4 gol e subiti 6. E il Pescara in poco meno di un tempo aveva fatto 2 gol in casa del Grosseto. Lo so che è troppo poco quello che ha fatto il Pescara nel girone d'andata, ma proprio perché la squadra è in crisi, io
mi sforzo di vedere, diciamo, positivo in quel poco di buono che si è visto oggi, nell'auspicio che sia un primo passo verso un miglioramento della squadra, che passerà intanto per le prossime partite e poi per il mercato, e poi capire se effettivamente Auteri, come sembra, resterà sulla panchina del Pescara. Non ci sono dubbi per questa settimana, però non vorrei che poi al prossimo risultato o di pareggio o di sconfitta siamo qui ancora a parlare di una panchina che traballa. Io penso che bisogna un po' ripartire passo dopo passo, rifare ordine. Il fatto che per due partite il Pescara abbia giocato col 3-4-3, cioè il modulo di Auteri, mi sembra un primissimo tassello, e poi pian piano dovranno essere messi gli altri. Ecco, il secondo tassello è tornare alla vittoria dopo un mese. Ti lancio una provocazionella. Anche in una giornata in cui la produzione offensiva è di alto profilo, alla fine, anche vuoi per circostanze sfavorevoli, a due gol si ferma il Pescara. Sì, ma questa è una cosa che abbiamo notato proprio a inizio stagione, quando si è visto il Pescara migliore, un Pescara che doveva crescere, che non è cresciuto, ma che è stato anche il Pescara migliore, che non riesce a segnare più di due gol pur facendo un calcio, anche quando fa un calcio offensivo che produce palle gol. Il Pescara deve segnare di più. Dursi soprattutto, che è il principale responsabile, paragonando il numero delle partite giocate, i minuti giocati ai gol fatti, solo uno in campionato, Dursi oggi di quelle due o tre palle gol un gol lo deve fare, quindi bisogna crescere anche da quel punto di vista, perché per una squadra che fa calcio offensivo bisogna fare più spesso tre gol, anche quattro gol. Non voglio parlare di gol come noccioline, lo so che poi è facile a dirsi, dico, è facile a dirsi. Sì, è facile a dirsi, però ripeto, quando si fa una certa produzione offensiva, una squadra nata per fare calcio offensivo, ci sono delle partite dove devi fare tre gol, e non è possibile che si vedano altre squadre. Ora anche l'Entella si è messa a segnare, oggi ha fatto 5 gol. Cioè, il Pescara, per il calcio che vuole fare, deve arrivare a segnare tre gol. Però, vista l'involuzione della parte centrale del girone d'andata, iniziamo a mettere in cascina una vittoria e a creare occasioni, perché fino alla partita con la Lucchese per un mese non si sono viste certo, tante palle gol. Luca, anche te prima durante il servizio mi dicevi che un po' sei d'accordo con Gaetano Auteri, cioè sono quelle due partite con Modena e la Reggiana che forse hanno svoltato la prima parte del campionato del Pescara. Vediamo la classifica. Io non sono così convinto, nel senso che poi il Pescara ha avuto anche tantissime altre opportunità di far girare il campionato in un altro modo, e attaccarsi a quelle due partite secondo me è molto è molto riduttivo. Sì, però vedendo la classifica, ammesso non concesso, se le avesse pareggiate, sì, ma è 14 punti di differenza, non mi hai capito, se le avesse pareggiate, okay, che Pescara chiamerebbe 27 e loro 37, sono 10 punti. 10 punti, da considerare anche che il Pescara purtroppo quest'anno manca del fattore adriatico, cioè hanno fatto a Pescara punti tutti quanti tranne l'Olbia. Sì, il problema è che manca, a prescindere dalla, anche come diceva giustamente Andrea, a volte qualche occasione viene penalizzata in modo eccessivo, il Pescara un rigore contro con la Reggiana, la partita si è ingranata sul pareggio, prende l'espulsione, il gol, cioè da rivedere quello sul portiere, era l'espulsione, non lo era, è stata anche un po' sfortunata. Dispiace, perché forse le premesse di un campionato non da ammazza grandi, però avrebbe, però da stare con le altre tre, ma non dico, cioè, di avere Pescara doveva stare 14 con punti tre di differenza, ma già se avessi chiamato una trentina di punti il Pescara ti dice male che va, una scivolata delle capoliste lì davanti, un filotto tuo, come ha fatto Rendelle, credo che oggi abbia fatto la quinta vittoria, rimetti in discussione tutto, lavori bene, poi certo, Pescara non hai piazza particolare, viene anche da una retrocessione, quindi tutti meccanismi non facili. Diciamo Auteri, due quasi di retrocessioni. Una, sì, una è un uno po' sulla carta e una, una sulla carta e una ratificata. Peraltro, ecco, ti aspetti tanto dal mercato, per esempio il Pescara ricerca un centrocampista, si è parlato, anzi, sappiamo dell'interesse, poi non so se si concretizzerà, per Dimitrios Sunas del Perugia, che non sta giocando a Perugia, ha fatto le prime due partite, due presenze, e poi praticamente è sparito dai radar a Perugia. Però Sunas è
un centrocampista centrale, è un giocatore su cui certamente c'è l'interesse del Pescara. Ti aspetti? Ti aspetti il centrocampo? È un buon giocatore, non lo metti in dubbio. Però io parto dal presupposto. A gennaio, per il Pescara che deve recuperare, deve avere i calciatori funzionali già pronti. Non puoi mettere un giocatore che è tre mesi che non va 90 minuti. Cioè, io parto dal suo presupposto perché tu devi rincorrere. Non è tipo la Reggiana o il Modena che ha 9 punti di vantaggio dalla terza, puoi anche gestire man mano, centellinare le presenze e far fare minutaggio al calciatore. È proprio su questo che infatti c'è l'interesse, sicuramente si valuta proprio il fatto che questo è un giocatore che, benché sia un classe 1994, quindi ha anche esperienza. Però in questo momento ha grande qualità, ma non sta giocando. Dove ti aspetti, Andrea, il rinforzo? A giudicare dalle parole di Luca, il Pescara non dovrebbe inseguire neanche Carlo Derisio, perché è fuori lista e a Bari non gioca, però con la permanenza eventuale di Auteri resta un altro target per il centrocampo. Sicuramente al centrocampo dovrà arrivare qualcuno, forse anche più di qualcuno, perché con un Valdifiori che praticamente è fuori, e con un Rizzo che con queste 4 giornate rientrerà nel 2022, ma non so neanche se resterà, potrebbe essere un'altra partenza eccellente come nome, non come rendimento, perché il rendimento è stato al di sotto nettamente delle attese. Quindi io penso che uno, se non due centrocampisti dovranno arrivare, e magari uno potrebbe essere meno pronto, ma l'altro dovrebbe essere un po' più pronto. Qualcosa lì davanti, visto che qualcosa sempre non ha funzionato, forse bisognerà intervenire lì in quel reparto, perché poi c'è un Galano che sostanzialmente viene messo alla porta e su altri giocatori magari ci si crede di meno. Io penso che soprattutto a centrocampo qualcosa sarà fatto, e qualche intervento in attacco anche. In difesa io dico che tutto sommato il Pescara sta abbastanza bene, se viene recuperato anche Ianes, io direi che la difesa è anche a posto così, c'è un vero gli Overoli, che è una sicurezza per quanto sia molto giovane, quindi io penso che gli interventi principali debbano essere fatti a centrocampo e qualcosa in attacco. Sì. Va bene, vediamo il prossimo turno, perché tra un po' dobbiamo parlare anche di Serie D. Intanto ci hanno scritto: abbiamo vinto con il Grosseto, mica con il Real Madrid, ma noi neanche l'abbiamo detto che il Pescara ha vinto con il Real Madrid, assolutamente, però è una vittoria che ci voleva, perché settimana scorsa Pescara ha giocato con la Lucchese, che neanche la Lucchese e il Bayern Monaco, è arrivato a 0-0. Quindi, 1-1 con la Viterbese, che non è il Real Madrid neanche la Viterbese, però ha fatto un punto a Pescara. Vince non è mai facile. No. Lo denota anche la settimana scorsa, appunto, la Viterbese ha fatto 3 pari a Reggio Emilia e la Reggiana ha segnato al 90esimo, la Viterbese è ultima. Purtroppo la domenica poi tutti hanno bisogno di fare punti e non è facile. Intanto una vittoria fuori casa, e ripeto. E il calendario, Luca, dà una mano, perché ti faccio vedere il prossimo turno. Il calendario dà una mano perché Grosseto è in difficoltà, ma lo è anche la Pistoiese in difficoltà. Sì, oggi ha perso la fine, non me l'aspettavo. Ecco, è un momento in cui probabilmente il Pescara può rimettere insieme qualche punticino per arrivare alla sosta un po' più tranquilla e poi far mente locale. Ah, sicuramente, basta vedere anche la Reggiana va in tella, quindi il Modena, il Gubbio è una squadra che fuori casa gioca bene, quindi sì, non è facile. Devi vincere, purtroppo devi rifare il filotto che ha fatto l'Endella e riuscire a dare continuità, ma soprattutto, ripeto, rendere alle Adriatiche il fortino che erano dietro, perché purtroppo quest'anno troppi punti persi in casa. Verissimo, è proprio così. Oh, chiaramente domani sera non perdete alle 21 l'appuntamento con Replay, con Enrico Rocchi, i suoi ospiti, per analizzare anche l'avvicinamento ad un mercato che si preannuncia, diciamo, vedremo. Insomma, all'inizio pensavamo che il Pescara togliesse e basta, invece le voci che arrivano sono soprattutto a centrocampo di qualche innesto e vedremo se poi chi sarà a rinforzare la mediana del terzo. Secondo te parte la società? No, la società è ormai, il presidente Sebastiani è un veterano, come si dice, una volpe del calcio nazionale, quindi sa come muoversi. Probabilmente, come diceva giustamente Andrea, servono più pedine.
probabilmente metterà un difensore, due centrocampisti, un attaccante, per dire, ne scaricherà un paio che non stanno rendendo per quelle che si fossero le aspettative. Quindi secondo me andrà via qualcuno in più. Sì, però rimborserà nel momento, nella situazione più consona all'idea del mister e quello che possano rendere. Vi ricordo dunque l'appuntamento domani sera con Replay, con Enrico Rocchi, le voci e soprattutto le analisi di quella che è stata la giornata di oggi, con il successo di Grosseto e soprattutto con gli ultimi due match del girone d'andata, anche se poi il 2021 si chiuderà con la prima di ritorno ad Ancona contro l'Ancona, ma ovviamente sono gli ultimi 270 minuti assolutamente da non perdere. Scendiamo in Serie D e partiamo con Tolentino Notaresco. Rapidissimamente, non ti ho chiesto un giudizio sulla giornata di oggi, proprio complessiva. Le abruzzesi. I risultati parlano chiaro. Dispiace, soprattutto, devo essere sincero, io ho visto la partita a Nereto, è andato un po' in sofferenza, però credo che non abbia demeritato più di tanto la sconfitta. Pineto Matesi, ci poteva stare cambi pesanti, una squadra discreta tecnicamente, non è riuscito forse a concretizzare. La Vastese ieri, purtroppo, contro la Canatese, che al momento è la squadra che sta più in forma insieme al Trastevere. Il Chieti fuori casa ormai non è più una novità, e infatti fece la battuta al patron Trevis, il presidente ha portato Angelini fuori Chieti, quasi che... No, invece là il problema è là pure, cominciare a vincere. Stesso discorso del Pescara, anche lì a Chieti, riconquistare un po' più il bunker dell'Angelini, che non sarebbe male, perché è una squadra che potrebbe rendere sicuramente qualcosina in più. Mi dispiace, oggi sì, non mi aspettavo la sconfitta del Notaresco. Con cui apriamo il giro dai campi. Tolentino Notaresco 2-0. Vediamo. Al della vittoria di fronte ai padroni di casa del Tolentino in maglia grigia contro il rossoblu del San Nicolò Notaresco. Ospiti reduci da due vittorie in quattro giorni, prima in trasferta a Chieti, poi nel recupero infrasettimanale contro il Matese. Il mister ospite Massimo Epifani deve rinunciare a un bel numero di giocatori, ma quel che più pesa è l'assenza di Masetti e Pesce nella linea mediana. Solito schema tattico 4-3-3 con ben 6 under dal primo minuto di gara. Sul fronte locale invece il mister Andrea Mosconi si affida allo stesso 11 che era raccolto 4 punti nelle ultime due gare. Severini e Padovani in avanti, linea 5 in mediana, con Strano, Nonni e Bonacchi davanti al portiere Matteo Bucosse. Gara che si gioca su un terreno abbastanza pesante e che va a discapito soprattutto della formazione più tecnica. Il primo quarto d'ora scivola via senza tanti sussulti ed occasioni degne di note. Il risultato cambia proprio in concomitanza con il primo quarto d'ora di gioco. Severini apre per Padovani, cross dalla destra verso sinistra, Salvatelli rimette al centro e Capezzani con un tocco di precisione supera tutti e porta in vantaggio la squadra di casa. Risposta immediata del rossoblu, fucilata di Blando, ma in qualche maniera e anche grazie a un po' di fortuna Bucosse riesce a mettere il pallone sopra alla traversa. Abruzzesi che si rifanno vedere in avanti al 21esimo, se seguentemente a un calcio da fermo spiovente in aria, ma la difesa del Tolentino si salva. Al 26esimo opportunità per i cremisi, Padovani supera Gallo, la conclusione però del capitano Cremisi risulta troppo debole e nessun problema per il numero 1 abruzzese. Al 35esimo spettacolo puro da parte dei giocatori di casa, 4 tocchi da Capezzani a Padovani per Tortelli, appoggio all'indirizzo di Severini che trova l'angolo giusto e Sciba non può far altro che raccogliere il pallone nel sacco. 2-0 per il Tolentino. Si chiude così la prima frazione di gioco con il doppio vantaggio della squadra di Mosconi. Il copione non cambia anche nei primi minuti della ripresa, dove i padroni di casa sono guardinghi e controllano senza tanti patemi d'animo. Complice anche il terreno di gioco, non si assiste ad un incontro spettacolare. Al 9 azione elaborata rosso-blu, ma alla fine Bucosse anticipa tutti. Doppio cambio di mister Epifani al 12esimo, richiamati in panca Pam e Masserotti, ma la scintilla che il mister abruzzese vorrebbe non si vede. Anzi, la formazione ospite al 17esimo rimane in inferiorità numerica per il fallo di Valenti su Salvatelli. Proteste ospite, ma l'arbitro, dopo essersi consultato con il primo collaboratore, è irremovibile. Al 28esimo prova la conclusione a giro Severini al termine di una buona manovra dai locali. Arriva sempre prima sul pallone la formazione cremisi nella zona nevralgica del campo e cerca di sfruttare le ripartenze che però non danno il frutto sperato. Al 40esimo terzo angolo cremisi, Severini
Gamberini va a cercare la testa di Strano, palla al lato. Un minuto più tardi, conclusione del capitano rossoblu, ospite ma Bucosse è reattivo e ferma. Al 44esimo, traversone dalla destra, Pedric mette sopra il montante. Si chiude così la gara, quinto successo interno del Tolentino in casa, con solo due reti subite nel corso dei sei incontri giocati proprio al Della Vittoria. Allora mister, una vittoria, tre punti importanti, ancora un successo interno e di numeri importanti ce ne sono tanti quest'oggi, a partire anche dal fatto che nelle gare interne il Tolentino ha subito solamente due reti. Sì, numeri importanti, però sono anche tanti numeri per arrivare alla salvezza. Campionato difficile, oggi abbiamo battuto secondo me una delle squadre più forti, se non la più forte del campionato, una squadra che ha tanti giocatori, giocatori forti, giocatori importanti, allenatore bravo. Però penso che l'abbiamo legittimata sia il primo tempo che il secondo tempo, a parte l'espulsione loro, ma questo è il calcio. Abbiamo fatto una grande prova, forse non giocarla meglio ancora tecnicamente qualcosa il primo tempo, però i ragazzi sono stati eccezionali. È un grande gruppo, una buona squadra, però la strada è ancora lunga, dobbiamo resettare subito. Cioè abbiamo già uno scontro salvezza mercoledì col Chieti, una squadra che ha vinto oggi fuori casa, però ci avrà l'umore a mille, è quello. Però bisogna soltanto dire, secondo me abbiamo fatto una buona gara e una vittoria giusta. Allora mister, una partita che il Tolentino ha controllato a centrocampo, peccato anche per le due assenze che aveva nel reparto nevralgico. Due? Oggi avevamo tantissime assenze, forse 5, 6, 7, non ne manco, ho perso il conto. Oggi eravamo in emergenza, però non in alibi, assolutamente. Avevamo giocatori infortunati in panchina per arrivare a 20. Oggi la squadra, gli avevo chiesto una partita gagliarda con i denti stretti perché sapevo che eravamo in difficoltà, e poi ci è capitato anche il campo pesante, una squadra che è abituata a giocare su questo campo, che è la sua forza, e quindi la partita è stata difficile, poi abbiamo preso gol, abbiamo preso il secondo gol, ha fatto un Eurogol il giocatore loro, e poi abbiamo provato in qualche maniera per riaprirla, cercare con la forza che avevamo dentro, e poi c'è stata l'espulsione, secondo me ingiustissima, e da lì la partita poi è finita. È stata solamente un finale dove noi abbiamo provato sicuramente a cercare di accorciare le distanze, ma ogni volta che ci aprivamo con un uomo in meno, loro sono bravi molto in contropiede, abbiamo anche rischiato, però siamo stati anche bravi a non prendere il terzo gol. Questa è una partita purtroppo che è andata male, e che di insegnamento, quando ci sono le partite dove sei in difficoltà devi dare sicuramente qualcosa di più, sotto l'aspetto motivazionale, metterci qualcosa in più. Noi siamo una squadra tecnica che sa giocare a calcio, per oggi il campo era penalizzante molto per noi, oltre al fatto che non avevamo risorse anche fisiche, perché oggi eravamo una squadra non strutturata, tutti piccolini, però capito. Zeppa di under, ma questo non è un problema, gli under fanno, quando sono bravi giocano, il problema è che su un campo del genere avevamo bisogno un po' di fisicità e oggi la fisicità non c'è stata. Anche perché, Luca, abbiamo rivisto le immagini, erano tante le assenze in casa Notaresco. Assente Massetti perché espulso mercoledì, tre giornate di squalifica, assente Pesce, turno di squalifica anche per lui, il centrocampo era obbligato di fatto con Blando, Bruno e Massarotti, davanti è andato via Marchionni, Valenti è stato espulso, insomma problemi anche proprio nella stesura dell'undici iniziale. No, sicuramente venendo filmati il primo tempo abbastanza equilibrato, quindi non credo che... Poi è normale, l'Eurogol fatto da loro del 2-0 Severini un po' ti penalizza, perché devi recuperare, come ha detto giustamente il mister, un campo pesante con una rosa con qualche penalizzazione di risorse tecniche, non è facile. Poi loro in casa credo che abbia perso una partita solo il Tolentino. Ha perso solo una partita con il vasto Girardi, ma soprattutto è una squadra che non solo non perde in casa, le vince tutte, non prende mai gol praticamente. Quindi non è facile. Dispiace perché, ecco, mo domenica non avere neanche Valente contro San Benedettese. Mercoledì, giustamente. È un peccato, perché il Notaresco dovrebbe avere qualche punto in più per stare lì davanti e avere meno distacco dalla capolista Trastevere. Questo è il dispiacere più grande, che adesso sei soggetta
che ogni domenica e mercoledì, in base anche con i recuperi, si è costretta a vincere. Questa è la... non ti puoi gestire un risultato diverso dalla vittoria, se no è devastante. Dispiace perché, ecco, le qualità ci sono, non è una squadra che manca di... anche come organico, credo che sia 18-20 giocatori funzionali e indiscambiabili senza problemi, sia con gli under che con gli over. Certo. Solo ecco, ti fanno sti gol e... Certo. Andrea, è squadra che era stata costruita per un tridente d'attacco, Valenti, Maio, Marchionni. Marchionni è andato via, Valenti è squalificato, anche... cioè mercoledì ci sarà, oggi era da inventare il centrocampo, mercoledì da inventare l'attacco. Purtroppo per il Notaresco sì, è una grossa penalizzazione non avere Valenti, però è anche vero che se vuoi essere competitivo e vuoi fare un campionato di un certo tipo devi trovare le risorse anche a questi momenti. Ora sono state fatte delle scelte di mercato, si è deciso di rinunciare all'Oviso, magari questa c'era incompatibilità evidentemente con Bruno, mi viene da pensare questo, lì a centrocampo. È andato via Marchionni, che comunque era un giocatore di riferimento per l'attacco, e quindi bisognerà ora trovare dei riferimenti. Ecco, anche l'assenza di Massetti, che ha preso più giornate di squalifica. Sì. Massetti è un giocatore duttile, poteva magari essere utile anche un po' più in avanti, perché è un giocatore che ha qualità. Chiaramente le assenze peseranno, però per questa partita bisognerà farne a meno e cercare di fare risultato, perché Notaresco deve recuperare una partita. Sì. Se però non batti la San Benedettese e quelle davanti continuano a portare questo passo, Notaresco rischia di uscire dalla possibilità di giocarsela fino in fondo, perché al di là del distacco poi c'è il Trastevere, c'è il Fiuggi, c'è la Recanatese, c'è anche la sorpresa Porto d'Ascoli. Ipotizzare una rimonta verso il primo posto comincia a essere piuttosto complessa. Poi è vero che possono accadere incidenti tipo il Covid. Il Notaresco ci è passato anche lo scorso anno, ci potrebbe passare, non glielo auguriamo, ma ci potrebbe passare anche qualche altra squadra anche che è in alto e potrebbe avere un rallentamento. Però i dati di fatto dicono che se non batti la San Benedettese e continui a accumulare ritardo, per il primo posto ormai comincia a essere andata, se dovesse accadere. Vediamo l'episodio dell'espulsione di Valenti. È un rilancio dalle retrovie, Valenti prova a prendere posizione, poi arriva un contatto con Nonni, se non vado errato, e a un certo punto c'è quella barra laterale che non ci fa vedere, forse il momento decisivo. Sì, cioè c'è una... col sinistro, con braccio sinistro. Lui prova a liberarsi. Sì. Prova a liberarsi, però insomma, a me non sembra proprio una cosa non lo so, è violentissima, forse è più il gesto. Ma io non so se sia stato l'assistente a dare l'espulsione o se è stato l'arbitro. È un gesto che, visto in una certa prospettiva, può trarti in inganno, perché vedi questo braccio che va in avanti, magari sarà una mossa per divincolarsi, però è un tipo di gesto che può trarre in inganno. Di divincolarsi col sinistro, però c'è da vedere che anche Monni alza il... cioè Monni, il difensore Nonni alza il braccio sinistro, il destro. Anzi, era Daniele Salvatelli, perdonatemi. Salvatelli. Lui alza il braccio sinistro. Sì. Guarda, la dinamica io l'ho capita nella mente di Valenti. Il problema è che poi non è Valenti che decide, è l'arbitro o l'assistente che decide. Ah. Secondo me è stato richiamato perché l'arbitro era allontanato dall'azione. Guarda, io ho un po' parlato anche con Matteo Falzone, ufficio stampa, che ringrazio anche per il lavoro di questo pomeriggio, davvero encomiabile. Dalla tribuna si è capito che nel momento in cui poi Valenti arriva sul pallone, l'assistente sventola, ed evidentemente perché vede, e solo lui in quella fase di ripartenza ha una prospettiva per vedere qualcosa, vede evidentemente quello
vede un gesto violento di Valenti su Salvatelli e a quel punto richiama l'arbitro, ma è un'interpretazione, per poi non è cambiato. Anche perché non abbiamo la Valente, penso che sia tra i giocatori più corretti. Sì, no, no, ma assolutamente. Io credo che Salvatelli praticamente gli fosse saltato praticamente addosso e si stesse per cercando di liberare. Comunque ci dobbiamo fermare per la pubblicità, non cambiate canale, tra poco Pineto Matese. Eccoci rientrati, seconda parte dell'Abruzzo del pallone dedicato alla Serie D. A proposito di Televisione Verità, caro Luca, diamo la buona serata a Federico Cardella, attaccante del Pineto. Ciao Federico, in viaggio. Ciao, buonasera a tutti. Sì, buonasera. Sono in viaggio. In viaggio? Oh, non stai guidando, vedo che sei sul lato destro. No. Anche perché sarebbe stato pressoché impossibile. Grazie per aver accettato il nostro invito, grazie ovviamente anche al Pineto. Allora facciamo così, siccome ti teniamo qualche minuto, ti facciamo rivedere la partita tra Pineto e Matese, servizio ovviamente firmato per noi da Roberta Di Santa, e poi con te lo commentiamo. Va bene. Il Pineto non va oltre lo 0-0 in casa contro il Matese. Gli adriatici giocano una gara di grande intensità agonistica, ma non riescono a scardinare in nessun modo il muro dei biancoverdi, attenti a chiudere tutte le linee di passaggio. Pomante conferma il 3-4-3, ma lascia in panchina Siamini, in Clerica e Minnozzi. In una settimana scandita dal mercato, nel corso della quale Baldinini, Picciollo, Restaneo e Mirabelli hanno svestito la casacca biancazzurra, in difesa rientra il capitano Pepe. Paoli torna in mediana, nel tridente con Cardella e Barlafante torna Ciarceduti dal primo minuto. 4-3-2-1 per Romagnini, che sostituisce lo squalificato Urbano in panchina e che fa esordire dal primo minuto il neoacquisto Almeida in coppia con Iannetta alle spalle di Eluasni, prima punta. Il Pineto fa la partita fin dalle prime battute e al tredicesimo c'è il primo episodio del match. Traversone in area di Della Quercia, in tuffo del giudice respinge, la sfera giunge a Cardella che lamenta un fallo di mano, ma il direttore di gara non è dello stesso avviso e fa proseguire. I biancazzurri insistono e al sedicesimo si fanno pericolosi con una bella azione corale. Della Quercia scambia con Barlafante, che serve Cardella, bravo a difendere il pallone, lo scarico indietro per Paoli, che però calcia debolmente e del giudice può far sua la sfera. Il Matese si affida al capitano Eluasni, che al ventitreesimo conclude a giro dalla distanza, ma la palla termina a lato con Mercorelli in controllo. Ma sono i biancazzurri a tenere il pallino del gioco e a fare il maggior possesso palla. Al venticinquesimo cross di Barlafante per la testa di Cardella, che chiuso da Andreassi spedisce oltre la traversa. Ancora Cardella al trentaduesimo va in gol, ma la rete viene annullata per posizione di fuorigioco del centravanti pinetese. La prima frazione si conclude con una bordata dalla gran distanza di Iannetta, che termina fuori. Non cambia il leitmotiv del match nella ripresa e al quarto Pezzotti sfiora il gol del vantaggio con un tiro cross pericoloso che costringe del giudice a smanacciare oltre la traversa. All'ottavo Pomante getta nella mischia anche Minnozzi per Ciarceduti, ma resta Pezzotti con i suoi traversoni dalla sinistra il più pericoloso. Al decimo l'esterno serve Barlafante, che in tuffo colpisce il palo, ma l'azione viene fermata per posizione di fuorigioco. Al ventiduesimo si vede Minnozzi con un lampo improvviso da fuori che termina fuori di un soffio. Il Pineto gioca stabilmente nella metà campo del Matese, ma i campani chiudono in maniera perfetta ogni spazio e per i biancazzurri è difficile cercare di allentare le maglie biancoverdi. Il Pineto vuole il gol e inevitabilmente si aprono gli spazi in ripartenza per i campani, che al venticinquesimo concludono dal limite con Fabiano, ma Mercorelli è attento e blocca. Il Pineto a trazione anteriore nel finale tenta il tutto per tutto. Al quarantaduesimo corner di Pezzotti con la sfera che balla pericolosamente sulla linea, ma Esposito non riesce a trovare il tapin vincente. Finisce con uno 0-0 che premia la partita attenta del Matese e sta stretto ai biancazzurri, che mancano l'appuntamento con la vittoria da un mese, un dato che deve far riflettere in casa pinetese in attesa degli impegni ravvicinati di Castelfidardo e il big match di domenica contro il Notaresco. Oh, Federico, provare, ci avete provato, questo mi pare indiscutibile. Sì, ce l'abbiamo messa tutta fin dal primo minuto, ma non siamo riusciti a trovare il gol del vantaggio, che probabilmente avrebbe sbloccato la gara e ci avrebbe messo in discesa la partita. Non possiamo provare un po' di dispiacere, perché comunque lavoriamo molto bene durante la settimana, ma non stiamo raccogliendo
lo stiamo raccogliendo quanto di quello che facciamo. È dura, è un periodo particolare, ma solamente se continuiamo a lavorare come stiamo facendo possiamo uscirne fuori. Federico, ti faccio vedere i due episodi da Moviola che ti riguardano, perché te eri praticamente lì proprio nelle due azioni. Partiamo con la prima, Moviola, e proprio all'inizio voi, soprattutto te, hai protestato per un possibile fallo di mano di Congiu nel momento in cui te proteggi il pallone, arriva Domizzi in seconda battuta, ecco qua c'è la respinta del portiere, te provi la prima battuta e poi, io non so, c'è una selva di persone pazzesca, ci vuoi raccontare che cosa hai visto? No, secondo me questo episodio non era calcio di rigore. Quello dopo mi sembra su una punizione calciata da Pezzotti, forse era più netto quello a mano, non mi ricordo di chi, di un centrocampista. Questo qui no, però non dobbiamo attaccarci a un episodio arbitrale, perché comunque dobbiamo fare di più, dobbiamo fare di più tutti quanti. Abbiamo una squadra forte. E è vero che nelle partite scorse ci hanno sicuramente gli arbitri danneggiato, ma oggi non è stato così. E infatti ti faccio vedere il gol che ti è stato annullato, giustamente, io non so se te ti sei reso conto subito, ma nel momento in cui parte il pallone te sei nettamente oltre sia Congiu, sì, che l'esterno mancino del Matese. Ottimo il controllo, il palleggio, il gol, ma chiaramente in posizione... No, era fuori gioco, me ne sono reso conto subito, anch'io dal campo. Oh, Federico, ti chiedo, con una batteria di avanti come quella che al Pineto abbiamo visto oggi, Tridente, Cardella, Barlafante, Ciarcelluti, poi è entrato Minnozzi, c'è anche Paoli a centrocampo, che comunque è un giocatore importante, Pezzotti che ha il gol nei piedi, è una squadra che probabilmente segna un po' poco. Sì, a differenza dell'inizio di stagione stiamo facendo molta fatica ad andare a segno. Eravamo partiti molto bene, io, Minnozzi, Barlafante, abbiamo fatto diversi gol in queste partite, però è un mese che le cose non vanno per il verso giusto e siamo in difficoltà. Dovremmo impegnarci di più, perché i nostri gol sono fondamentali per aiutare la squadra a tornare nella posizione in classifica che merita. Ti chiedo, Federico, te che l'anno scorso hai fatto il girone F con la Cinzia Albalonga, ma vieni da Latina, hai fatto anche il girone G, comunque conosci le realtà laziali. Vedendo la classifica, secondo te possiamo supporre che Trastevere e Fiuggi manterranno fino alla fine? Lo dico in ottica non solo... lo dico anche in ottica Pineto, perché comunque la vostra è una squadra costruita per i piani alti della graduatoria. Il Trastevere ha sempre fatto campionati di alta classifica, quindi non mi sorprende che in questo momento si trovi prima. Poi magari nell'ultima fase del campionato non so cosa gli succede, però tutti gli anni tendono a rilassarsi un po' e non riescono mai a fare quel salto di qualità per andare in Serie C. Il Fiuggi mi ha sorpreso. Però noi in questo momento non dobbiamo guardare le squadre che ci stanno avanti, ma pensare a noi stessi e cercare di ritrovare il prima possibile la vittoria che ci dà morale. Sono sicuro che nel giro di un mesetto torneremo anche noi a lottare per il primo posto. Andrea, rapidamente una domanda, se ce l'hai, per Federico. Se credono in una rimonta, perché questa squadra è stata costruita per fare un campionato di vertice, in questo momento c'è un meno 11 dal primo posto, ma anche un distacco notevole dal secondo e dal terzo. Se crede fermamente in una rimonta del Pineto? Io personalmente sì, vi dico la verità. I compagni di squadra, da quello che sento nello spogliatoio, anche loro sono concentrati e sono convinti che prima o poi torneremo in classifica. C'è bisogno che tutti remiamo dalla stessa parte, noi giocatori, società, la gente che comunque ci segue.
Sicuramente non ce l'aspettavamo neanche noi di trovarci lì in questa posizione dopo appena 12 giornate. I punti sono tanti, sono 11, ma il campionato è lungo, ci sono ancora 22 partite, mi sembra, da giocare, 66 punti a disposizione, e sono sicuro che basta poco per tornare in fiducia e accorciare le squadre che ci sono davanti. Poco, Federico, tipo vincere a Castelfidardo mercoledì? Sì, fortunatamente abbiamo l'opportunità di giocare subito mercoledì e domenica. Pensiamo gara dopo gara. Castelfidardo sappiamo che non sarà sicuramente una partita facile, è una squadra giovane che corrono, sono ben organizzati e stanno facendo bene. Tant'è che sono anche sopra di noi, da quello che vedo, anche con una gara in meno, mi sembra. Sì. Andiamo là per vincere, perché noi quello che dobbiamo provare a fare tutte le domeniche. E speriamo che sia proprio da mercoledì che possa cominciare da mercoledì la nostra ripresa. Oh, Federico, la domanda delle domande: dove ti trovi? Sto a San Benedetto. Ah, ok. Sto andando a San Benedetto, sì. Ok, perfetto, va bene. Va bene, allora buon rientro, Federico. In bocca al lupo, grazie, per il campionato. Grazie mille, buona serata. Grazie a Federico Cardella, in bocca al lupo, grazie ovviamente anche al Pineto. No, mi sembrava strano che si vedesse così bene, perché se fosse stato sulla A24-25, sì, in mezzo agli Appennini, ci sarebbero stati le gallerie, invece sì, si vedeva benissimo. Perfetto, va bene. Grazie a Federico Cardella. Oh, a proposito, scendiamo un po' negli spogliatoi, ci ascoltiamo le parole del direttore generale Roberto Giammarino e anche di Marco Pomante. Marco Pomante parla ovviamente della partita. A Roberto Giammarino, la nostra Roberta Di Santa, ha chiesto soprattutto del mercato. Vediamo. Bosco ha recuperato benissimo, quindi avevamo il dubbio sull'integrità di Bosco, ma oggi Bosco ha fatto tutta la partita, è stato forse uno dei migliori in campo. La difesa in questo momento sta facendo bene, non prendiamo gol, quindi diciamo che stiamo viaggiando sulla strada giusta. Prendere un difensore era se ci avevamo qualche problema. Oggi abbiamo recuperato Rea e negli ultimi minuti Rea ha fatto 3-4 cross, è quello che è il ragazzo che interessante che avevamo. Adesso dobbiamo cercare solo di recuperare tutti al 100%, comunque la squadra sta bene, corre, lotta fino al 94esimo, quindi non credo che sia una questione di... Adesso non stiamo facendo gol, però il nostro attacco è un attacco importante dove Barlafanti, Minnozzi e Mininkleri stanno facendo bene. Assolutamente sì, in questo momento sì, la squadra lì davanti, noi non abbiamo toccato la squadra, diciamo quella che nelle prime partite ha destato un'ottima impressione. Noi abbiamo tolto Baldinini perché era stato lasciato in rosa, perché della Quercia si sperava di mandarlo a giocare, non è stato così, a dicembre con della Quercia e Baldinini abbiamo preferito tenere Riccardo perché è un 99, perché è un giocatore locale, è cresciuto con noi. Per me Pomante sta facendo un'ottima situazione, ripeto, secondo me non ci sta dicendo bene in alcune circostanze, qualche situazione, la squadra gioca, se la squadra non giocasse, non crea e non c'è gioco eccetera, allora ci potremmo preoccupare, ma io non ho visto una squadra morta, io ho visto una squadra viva. Dal punto di vista dell'atteggiamento, ragazzi, non posso improvvisare nulla, hanno cercato in tutti i modi di cercare la vittoria, normale, un po' di cattiveria in più, anche un po' di fortuna non ci ha dato la possibilità di vincere questa partita, però come ho detto prima, ragazzi, dal punto di vista dell'atteggiamento non posso solo che ringraziare, perché hanno dato tutto, chi ha giocato dall'inizio, chi è entrato. Adesso è un periodo che gira storto, siamo anche un po' sfortunati perché oggi sinceramente è vero che non abbiamo vinto, però sai, un rimpallo a favore, un episodio a favore, adesso ultimamente non gira tutto dalla parte nostra. Ma guarda, io da quando sono a Pineto il primo giorno mi sento sempre in discussione, io da parte della fiducia, da parte della società ho sempre molta fiducia, io però come allenatore, ma anche da giocatore, io devo sempre dimostrare giorno dopo giorno, sono convinto che riusciremo a tirarci fuori da questa situazione. Poi è normale,
il fatto della discussione, in discussione o meno, dipende sempre dalla società. Io devo continuare a lavorare come sto facendo, io sono uno che lavora 24 ore su 24, i ragazzi mi seguono. Mi preoccuperei se vedrei una squadra disunita, che non corre per 90 minuti, che non lotta per 90 minuti, allora sì, lì vuol dire che è il problema. Oh, queste le dichiarazioni sia di Roberto Giammarino che di Marco Pomante. L'impegno di Castelfidardo, Luca, sarà fondamentale perché bisogna interrompere questa striscia di 4 partite senza vittorie. Ora, è vero che oggi abbiamo visto il Pineda creato, anche se quella di oggi è la tipica partita dove magari fai un gol, poi ne fai 2 o 3. Poi non arriva il primo gol e quindi ti sembra tutto storto. Però è anche vero che il Pineda è molto attardato. Sì, va bene, davanti però mi camminando. È piaciuto Cardella che ha detto comunque noi ci crediamo alla rimonta, non sarà semplice. Vabbè, è giusto che debba dire così, se no il presidente Silvio Procco si vincola tutto e mette a giocare i ragazzini. È normale che perché lui sa anche la potenzialità del gruppo quando lavorano e della qualità dei giocatori. Io credo che il Pineto, se non sia la prima, la seconda formazione più forte del girone F, quindi credo che ha possibilità per rimontare. È normale che purtroppo il distacco è 11 punti, ma il Trastevere forse è abituato a stare lì davanti e gestirsela, come ha detto giustamente Cardello, ogni anno fa 30 partite prima in classifica, poi le ultime 4 giornate fa un punto e fa secondo o terzo. Il Fiuggi è una sorpresa, quindi non credo che possa essere una squadra che possa lottare fino alla fine, anche perché la rosa è normale, niente di eccezionale, ben costruita, ma non credo che abbia la stessa rosa che possa annoverare sia il Notaresco che il Pineto. Certo. Ci vuole una striscia, Andrea, di vittorie, è inutile girarci intorno per pensare di rimontare. Beh, una squadra che vuole fare un campionato ambizioso è ovvio che debba vincere tante partite e quindi debba fare anche delle strisce di vittorie. E quindi sì, ma il Pineto lo scorso anno lo ha fatto in un momento di grandissima difficoltà proprio con l'avvento di Marco Pomante. Peraltro, curiosità, prossima partita Castelfidardo, e lo scorso anno Castelfidardo-Pineto fu l'ultima partita di Amaulo, fu la partita che decretò l'esonero di Amaulo, l'avvento di Pomante, che poi iniziò la sua avventura dopo la lunga parentesi Covid che colpì il Pineto proprio dopo la gara di Castelfidardo. Quindi lo scorso anno ci fu il pari di Recanati e poi il Pineto pian piano iniziò a inanellare una serie di vittorie fino addirittura a vincere i playoff. Quindi c'è il tempo per farlo, il problema è che se lo fai quando il distacco è molto ampio rischi poi di vanificare quel tipo di prestazioni. Quindi la squadra dovrebbe cercare di restare a tiro rispetto a quelle che sono ora le migliori per poi fare comunque un grande finale di stagione. Ecco perché bisogna restare attaccati, però 11 punti dal primo posto sono già un discreto distacco, e poi ci sono tutte quelle squadre nel mezzo, perché non c'è il Pineto a 11 punti e basta, ci sono diverse squadre, quindi certo. È chiaro che a Castelfidardo il Pineto deve cercare di vincere. Oh, chi invece oggi ha vinto è il Chieti a Monte Giorgio, espugnando il Campo Marchigiano per 2-0. Il servizio è di Stefano Recanati. Una vera e propria boccata d'ossigeno per il Chieti, che spugna il Tamburini di Monte Giorgio e torna al successo dopo 2 mesi. Prestazione d'orgoglio dei teatini che per una domenica cancellano le recenti opache prestazioni. I rossoblù tornano in campo dopo un turno di stop forzato causa Covid, senza Omiccioli nemmeno in panchina, e Di Mengo si affida a Misin, Santori, Ruci a centrocampo. In avanti il tandem albanesi per Pepai. Dall'altra parte Lucarelli, che si gioca la guida tecnica, deve fare a meno di Accammadu squalificato e di Aquilini.
Guidanti, fermatosi nei giorni scorsi per un problema muscolare. Ad arretrare sulla linea dei difensori è Pietro Antonio, mentre a centrocampo torna a titolare Ventola. Gara dai ritmi subito elevati e ad avere la prima occasione la formazione di casa. Lancio in verticale dalle retrovie a pescare l'inserimento di Albanesi, che una volta entrato in area di rigore non ci pensa due volte a scaricare verso la porta, ma Fusco è attento e mette in angolo. Nell'occasione nuova tegola per Lucarelli, perché si fa male Bassini al suo posto in campo Dondoni. Il Chieti con il passare dei minuti prende coraggio e crea presupposti per il vantaggio al 26esimo, quando dagli sviluppi di un calcio di punizione il pallone resta tra i piedi di Consorte, che non ci pensa due volte, e la sua conclusione però termina al lato. E il preludio al gol, che arriva qualche istante dopo con Luca Fabrizi. Fa tutto il numero 9, che prende il pallone sulla tre quarti e dalla distanza fa partire un bolide che bacia la parte interna del palo e poi termina la sua corsa in fondo al sacco. Gol dal sapore liberatorio per l'attaccante, che va a condividere la gioia della rete con tutta la panchina. Dagli spioventi nascono i maggiori pericoli portati in avanti dai rossi di casa. Calcio d'angolo profondo, a svettare più in alto di tutti è De Meio, ma il colpo di testa trova il palo a dirgli di no. Dopo i primi 45 minuti il Chieti conduce per 1-0. Non ci sono cambi all'intervallo, con i teatini vicino al gol del 2-0 dopo pochi minuti. Punizione dalla distanza al Commele, che decide per la conclusione verso la porta con la sfera destinata all'incrocio dei pali, ma Gagliardini con un colpo di reni riesce a deviare in corner. L'arma in più del Chieti al Tamburini si chiama Luca Fabrizi. L'ex Castelnuovo si impossessa della sfera al limite dell'area e, dopo aver eluso con un tunnel l'intervento del difensore, riesce a mettere alle spalle del portiere, messo fuori causa nell'occasione da un rimbalzo irregolare della sfera. Quarto centro in stagione per l'attaccante. Fabrizi è in stato di grazia e solo un giro di lancette più tardi vede Gagliardini fuori dai pali e dalla distanza siderale prova il gol dell'anno, ma l'estremo ospite riesce a tornare sui suoi passi e mettere in corner. Ora per la squadra di Eddie Mengo le cose si mettono male, ma hanno un sussulto nella fase centrale del tempo. Prima è Ruci dalla distanza a calciare dal limite, attento Fusco a non farsi sorprendere. Poi entra in scena Pierpe Pai, in ombra per gran parte della partita. Al 18esimo Fusco battezza male un cross in mezzo, l'attaccante anticipa e male attraversa a salvare il Chieti, poi sulla linea rimedia il portiere in qualche modo. L'attaccante ci prova anche la mezz'ora ad invertire le sorti della contesa, ma il suo tiro non c'entra lo specchio della porta. Il Chieti gestisce bene il finale, argina altrettanto le avanzate del Monte Giorgio e alla fine porta a casa una vittoria fondamentale in vista del Tour de Force prima della pausa natalizia, che partirà già mercoledì, quando all'Angelini arriverà il Tolentino, un'occasione da non fallire per scacciare via il tabù casalingo. Ma diciamo che questa squadra sta facendo molto bene fuori casa, quindi questa è l'ennesima conferma, 3 vittorie, credo che poi quella di oggi sia stata una vittoria sofferta ma comunque meritatissima, e il punteggio poteva essere anche più pesante di quello che è stato, e devo dire che siamo sulla strada giusta, sulla strada che dobbiamo percorrere per arrivare velocemente a tirarci fuori da, insomma, da questa situazione in cui ci siamo trovati. Però direi che per il morale è un ottimo risultato, un'ottima partita, faccio i complimenti al mister e a tutti i ragazzi che hanno interpretato con un grande senso di sofferenza questa partita, hanno portato questo bel risultato a casa che ci rende contenti. E la prestazione è figlia di una settimana in cui bisognava dare delle risposte? Ma la prestazione è figlia del lavoro fatto all'inizio della preparazione, diciamo che purtroppo noi fino ad oggi avevamo raccolto meno di quello che in realtà meritavamo. È chiaro che fuori casa abbiamo un buon ruolino di marcia, però la prestazione non è mai casuale, non è figlia di un lavoro di una settimana, ma un lavoro che, ripeto, è iniziato molto prima. Credo che oggi i ragazzi si devono godere questo risultato, aumentare la loro autostima, perché hanno fatto una grande partita, e poi anche in casa i risultati arriveranno. Penso che con un po' di cazzimma vista oggi, anche in casa, insomma, porteremo a casa, ci toglieremo qualche bella soddisfazione. Serve la cazzimma. Oh, quante sono passate? 12 giornate? Forse abbiamo trovato il gol più bello di queste prime 12 giornate di campionato, il primo di Fabrizi, anche il secondo, grandissimo dribbling, tunnel e poi movimento tiro, però è stato un po' aiutato da una zolla. Ma il primo gol è fantastico. Vero? Il primo, vabbè, io Fabrizi l'ho avuto all'Aquila, per me è stato uno dei giocatori, già si vedeva, io lo chiamavo Inzaghi, il piccolo Inzaghi, cioè delle movenze spaventose. Poi il secondo gol è stato anche fortunoso, ma da come l'ha lavorata e l'ha preparata era obbligo e giusto che abbia segnato. Oh, peraltro, oggi in una partita da Viglia, eccolo qua, gol meraviglioso. Uno di questi credo che lo fece
pure con Francavilla, Giuliano. Guarda, lo sai, questo è identico ad un gol che segnò nel 1998 Roberto Mancini in un derby con la Roma, praticamente stesso identico gol, fantastico. Difatti Fabrizio è del 98. Ah, vedi? Quindi può darsi che quando è nato si vedeva... No, vabbè, ha avuto questi colpi già proprio il fiuto da attaccante, credo che sia tra i più proficienti della categoria e tra i più preparati. Oh, Luca, peraltro, in una domenica in cui devi, vai a Monte Giorgio, devi vincere, ti manca Aquilanti, squalificato a Cammado e ti si fa male Bassini. Evidentemente questa squadra, nella difficoltà, è riuscita a trovare dentro di sé qualcosa. Ah, sicuramente, probabilmente, quella Kazim che diceva il patron si è verificata oggi, ma penso che anche l'altra domenica mettono qualcosa in più i ragazzi. È normale che poi a volte si è anche sfortunato in alcuni episodi in casa, errori tra virgolette stupidi, e sei subito punito, perché spesso chiede all'Angelini anche da piccoli episodi è stata penalizzata e non è riuscita a ribaltare o a rimontare il risultato. Però credo che qualche compitino in più dovrebbe anche fare la società, nel senso di ampliare la rosa e mettere forse qualcuno più di categoria, che credo, a mio giudizio, non per presunzione, ma anche spesso quando sento il patron, sia un po' sopravvalutata la rosa. Credo che in organico manca forse qualche spessore di categoria che possa dare quel manforte in più e far crescere di più i ragazzi. Certo. Non è che sia male, ci mancherebbe, non è che voglio offendere l'operato sia dell'allenatore che del direttore. Però è anche giusto, secondo che... me, per una rosa è un campionato difficile, tra virgolette, giocando mercoledì e domenica, basta pensare che si gioca l'8, si rigioca il 12, si rigioca il 19, si rigioca il 22. Quindi anche a livello di cambi, non è semplice. Credo che sia forse qualcuno di categoria, anche nella gestione generale, possa essere, essendo una società molto solida e ben organizzata, con una proprietà veramente di categoria superiore, penso che possano fare qualcosina in più. Mi auguro che già da domenica in casa si comincia a portare i tre punti all'Angelini e si possa lavorare meglio anche in futuro di calciomercato. Peraltro mercoledì pomeriggio Chieti Tolentino. Tolentino va fortissimo in casa, ma trasferta un po' di meno. Fabrizio era talmente scatenato che ci ha provato anche da 50 metri, sarebbe stato un grande gol anche quello di Mele. Andrea, in 20 secondi, perché poi devo andare in pubblicità, abbiamo ancora altri due servizi. Adesso il tra virgolette problema è che la squadra non si carichi della necessità di dover vincere, che poi è proprio quando senti il dovere di dover vincere all'Angelini che ti proprio lì che non arriva ai tre punti. Però bisogna fare il risultato. Te dici prima o poi. Beh, io non so quando avverrà, però prima avviene meglio è, anche perché la classifica, se la rivediamo, insomma, oggi è stato fondamentale vincere perché era uno scontro diretto, ma la classifica non è rosea. Quindi affronta una squadra che in casa è temibilissima, in trasferta, pur avendo dei valori importanti, il Tolentino è sicuramente più abbordabile, quindi insomma, prima o poi bisogna fare risultato. Non sarà una partita semplice, però è una partita che è alla portata del Chieti, e certamente speriamo che per il Chieti, ma penso sia l'auspicio prima di tutto del patron Trevisan che abbiamo ascoltato, che non debbano passare altri due mesi abbondanti prima di rivincere una partita. Cioè per ottenere una salvezza tranquilla serve fare una certa continuità di risultati. Ora questo risultato fatto a Monte Giorgio aiuterà, e aiuterà magari anche a sbloccarsi in casa. Ci fermiamo per la pubblicità, poi torniamo con San Benedettese Castelnuovo e con Nereto Porto d'Ascoli, a tra poco. Ultima parte dell'Abruzzo del pallone, mancano due servizi ancora da vedere, ci trasferiamo a Riviera delle Palme dove la San Benedettese batte 2-0 il Castelnuovo. Servizio. Torna alla vittoria la Samb e lo fa contro il Castelnuovo Vomano.
Un 2-0 maturato nella ripresa con le reti al quinto di Carmine Desena e al quattordicesimo di Daniele Ferri Marini direttamente su calcio di punizione. Una vittoria meritata contro un Castelnuovo che però se l'è giocata fino alla fine, ma senza impensierire più del dovuto Noflac. Esordio in casa rossoblu dei nuovi Frulla e Zanazzi, che si piazzano ai lati di Angiulli sulla linea mediana, con Lisi a ridosso le due punte, Desena e Ferri Marini. Lorenzoni almeno inizialmente arretra sull'auto destro difensivo con Alboni a sinistra, per poi cambiare posizione in corso di gara. È il rientrante Zrablic a far coppia con De Santis al centro della difesa, dinanzi a Noflac. Antonioli quindi conferma il 4-3-1-2 delle ultime giornate, classico 4-3-3 invece per Guido Di Fabio, con Emili però che si inserisce spesso centralmente per servire in verticale Ripa, che si avvale in avanti della collaborazione di De Giglio e Morelli. La Samba deve vincere con la formazione abruzzese, che invece scende in campo con la forza dei nervi distesi. Sono i rossoblu comunque a rendersi subito pericolosi con un colpo di testa di Ferri Marini sul fondo dopo appena due minuti. Al sedicesimo ci prova Ferri Marini, ma la sua conclusione è imprecisa. Due minuti dopo, una chiara occasione da rete capita a Desena, che su cross basso smanacciato da Grace calcia a lato da due passi. E poi Angiulli con la conclusione delle sue dalla distanza a provarci, ma senza esito. Nella ripresa la Samba parte subito forte, dal primo colpisce il palo con una conclusione di destro di Alboni. È il prologo al gol che arriva al quinto. Bel cross dalla sinistra di Frulla con Desena che anticipa i difensori abruzzesi e di testa batte Grace per il secondo centro stagionale. 9 minuti dopo ecco il raddoppio rosso-blu con una fucilata su punizione di Ferri Marini che non dà scampo all'estremo difensore ospite. Di Fabio corre a ripari con l'inserimento di Prestiani per Morelli per dare così maggiore concretezza al reparto avanzato. Al 18esimo si rivede in campo Luca Lulli dopo il lungo infortunio che prende il posto dell'acciaccato Angiulli. Il Castelnuovo si getta in avanti con la Samba che argina bene l'offensiva degli abruzzesi. Al 37esimo la palla per poter riaprire l'incontro capita sui piedi di Egidio che da buona posizione ed in piena area di rigore calcia alto. La formazione rossoblu non soffre più del dovuto e nei minuti di recupero c'è tempo per l'esordio di Marzio Pica, per la parata di Grace su Ferretti e per il gol annullato per fuorigioco a Di Domenico Antonio. E dal fischio finale di Bocchini applausi per tutti i rossoblu, mentre il Castelnuovo Vomano mastica amaro per la sconfitta. Mister Di Fabio, Samba diciamo che ha meritato il successo, con Castelnuovo ci aspettavamo un po' di più, però c'è un episodio che lascia un po' perplessi al 26 del primo tempo su in area rossoblu. No, adesso ci gira male tutto perché non, gli episodi ci dicono tutto contro, perché noi un minimo contatto danno rigore a loro, quando capita invece a noi niente, ci gira tutto male, nel senso che ogni minima disattenzione la paghiamo, perché è una partita che è stata molto, molto equilibrata e ben giocata anche da tutte e due le parti, solo che la Samba dei giocatori importanti, che se gli concedi qualcosina ti puniscono, ed è successo questo in pratica. Mi ha fatto un po' sorridere perché giustamente Guido Di Fabio dice un momento in cui ci gira tutto male e nel momento in cui lo dice cade una ciotola dietro, anche nel momento in cui sta parlando, anzi gli cade ripetutamente, non so a chi è caduta dietro di lui una ciotola e si è dovuto girare. È un periodo che gira tutto male, Luca, però è anche vero che una squadra come il Castelnuovo deve avere più dei 14 punti che ha. Sicuramente, a parte il recupero, poi Guido lo conosco, stimo molto come persona, ma anche come allenatore è molto preparato. E dispiace perché in effetti, vedendo spesso anche i filmati delle domeniche precedenti, sono anche sfortunati come andato. Non li gira e mi auguro, forse anche il fatto di giocare senza pubblico in casa, le prime partite a Pineto, un po' ha anche influito nel rendimento della squadra. Poi hanno beccato il Covid, quindi una sosta forzata, però sono sicuro, conoscendo Guido come carattere e modo di fare, la squadra uscirà, perché ha, credo, tra i migliori under della categoria. Sì.
i vari Tancredi, Alfieri, quindi credo Pulsoni, che possa fare molto bene. E poi Ripa riuscirà, io non, cioè, ad essere sinceri, vedendo la classifica, l'unica formazione che proprio levo dai bassi fondi è proprio il Castelnuovo, cioè, non la vedo proprio là sotto, per me è una squadra che uscirà e infatti grande. Ci chiedono, guarda, che succede al Castelnuovo stare nella parte destra con 14 punti? Allora, non è facile, però non c'è una vera e propria motivazione unica e te puoi dire vabbè, il problema è lì e lo andiamo a risolvere. È difficile anche individuare, perché è una squadra che spesso ha preso gol negli ultimi minuti e magari ha buttato qualche risultato che poteva essere una vittoria, tipo il secondo gol su punizione, ma non so se sei aperto la barriera, e sono piccole, diciamo, situazioni di gioco che ti penalizzano, ma so che lavorando bene Guido riuscirà tranquillamente a risollevare le sorti del Castelnuovo. Poi c'è il vantaggio che è una società molto seria, equilibrata, sa cosa fa e cosa dire, quindi non è una, come si dice nel gergo, l'armata Brancaleone, quindi so che sicuramente faranno bene, lavoreranno. C'è un direttore sportivo, Luca Evangelisti, di come ex giocatore e direttore di categorie superiori, quindi non credo che è una classifica da vedere oggi. Vediamola fra un mese e vedremo che sta sicuramente la parte sinistra con una certa facilità. Mm. Noi ovviamente glielo auguriamo alla Sono veramente molto fiducioso, perché conosco l'ambiente e i giocatori che hanno opera, quindi i problemi non sussistono secondo me. A proposito di giocatori, io intanto stavo seguendo un po' anche il mio fantacalcio e mi rivolgo a Andrea Costantini: con tanti giocatori che avete, ma proprio Quadrato doveva segnare direttamente da calcio d'angolo, come faceva Alfredo Castellano, e come ieri ha fatto, come ha fatto l'Inter ieri, Çalhanoğlu. Cioè, sì, ma con tanti giocatori che avete, ma proprio Quadrato, sì, ma senza grosse papere o veli o quant'altro, palla all'incrocio. Okay. No, io lo dico perché stavo controllando, adesso ho aperto la schermata del fantacalcio, Quadrato 10 e mezzo, mamma mia, ho detto no, ho segnato Quadrato. Ma anche perché venerdì c'è Genoa-Sampdoria, quindi il Genoa farà anche la partita. Lì è chi ci arriva peggio, perché oggi anche la Sampdoria ha preso una rullata, appunto, dalla Lazio. Va bene, comunque torniamo a noi. Al calcio più pratico, più lineare, sì, per noi. Andrea, che in 10 secondi, ma che succede? Ti faccio rispondere al messaggio da casa. Che succede? Io, voi l'avete visto dal campo il Castelnuovo molto più di me, spesso, quasi sempre parlate di questi under del Castelnuovo che sono fortissimi. Allora, sono veramente forti? E se sì, forse c'è troppa aspettativa rispetto al fatto che proprio perché sono molto giovani, hanno talento, ma magari vanno incontro anche a dei momenti di calo, sai, nel percorso di crescita e di maturazione, anche se poi abbiamo anche rilevato che alcune leggerezze le hanno fatte, soprattutto con le espulsioni di più esperti tipo Ripa e Marianeschi, ma se sono i più giovani gli under a dover cantare e portare la croce, ci sta che nel percorso di crescita vadano incontro ad alti e bassi, e il Castelnuovo sta avendo alti e bassi. All'inizio erano più alti, ora sono più bassi. Quindi poi non ci dimentichiamo che in questa stagione Castelnuovo ha perso anche il direttore generale Capaldi, quindi comunque questo vuol dire che in seno alla dirigenza c'è stato un cambiamento, e quindi qualcosa da ristrutturare nella dirigenza. In campo molta responsabilità ai giovani, forse tutto questo ha fatto sì che i risultati nell'ultimo mese siano stati al di sotto di quelle che invece erano state le attese maturate nella prima parte del campionato. Ultimo servizio a Nereto, dove sei stato oggi pomeriggio? Sconfitta 1-2 contro il Porto d'Ascoli, il servizio di Samuele Mucci, vediamo. Vittoria per il Porto d'Ascoli che si impone per 2-1 contro il Nereto nella sfida valevole per la 12ª giornata di campionato. Al quarto minuto Sant'Angelo prova subito un tiro che però colpisce la traversa. Al 10° minuto si sblocca la partita, il Nereto infatti passa in vantaggio con Boito che batte testa ed è 1-0 per la squadra di casa.
Al 20° minuto Napolano prova un tiro che viene parato da Diglio e subito dopo dal calcio d'angolo sempre Napolano effettua un cross velenoso e Jara fa autogol colpendo di testa nella propria porta e riportando il risultato in parità. Due minuti più tardi Boito calcia in porta tentando di riportare la sua squadra in vantaggio ma testa para. Al 45esimo Verdesi, assistito da D'Alessandro, prova un tiro dalla distanza, ma Diglio blocca in due tempi e finisce così 1-1 il primo tempo tra Nereto e Porto d'Ascoli. Inizio di ripresa a tinta arancioni con Battista che al 53esimo esegue un tiro a giro che colpisce l'incrocio dei pali. Tre minuti più tardi, sempre Battista cerca di scavalcare Diglio con un pallonetto, ma la retroguardia salva mantenendo il risultato in parità. Al 62esimo Napolano prova un tiro che però finisce fuori. Al 75esimo sempre Napolano azzarda un tiro difficile che però finisce alto sopra la traversa. All'81esimo l'episodio chiave della partita. Battista serve Napolano che sfrutta un intervento maldestro del difensore rossoblu, trafigge Diglio portando il risultato per 2-1 a favore dei marchigiani. A questo punto il Porto d'Ascoli non può fare altro che gestire il risultato e dal 97esimo l'arbitro mette fine all'ostilità, con il Nereto che manca l'appuntamento con la vittoria della 9ª giornata di campionato. Mister, nella prossima partita c'è il Castelnuovo, bisogna ripartire dal primo tempo, visto che comunque la sua squadra ha giocato bene. Dal primo, anche dal secondo, perché comunque la squadra si è stata comunque messa bene in campo, comunque ci abbiamo giocato, abbiamo cercato di limitare soprattutto le loro folate offensive, perché con i due belli rapidi e veloci ci creavano sempre qualche problemino, però ugualmente credo che a conclusioni verso la porta siamo quasi alla pari, per cui è una partita giocata, persa purtroppo per l'ennesima volta in casa, purtroppo per l'ennesima volta, e adesso dobbiamo cercare comunque di andare avanti. Io non mi dispero, non è possibile che possa perdurare questo stato di cose. Dobbiamo aggiustarci, perché ci dobbiamo aggiustare ancora di più, però questo servirà in futuro. Adesso nell'immediato, a cominciare anche da mercoledì, dobbiamo continuare a mettere non solo quello che abbiamo messo finora, ma molto molto di più. Sono soddisfatto perché oggi era un passaggio molto importante nella nostra stagione, era uno scontro diretto che sapevamo poteva avere un valore estremamente importante, e non abbiamo approcciato bene la partita, abbiamo fatto un brutto primo tempo e ci abbiamo messo un po' a capire le difficoltà che non solo il campo ma anche il valore dell'avversario ci poteva portare, e poi nel secondo tempo invece abbiamo, non facendo niente di straordinario, ma abbiamo alzato il ritmo, abbiamo migliorato qualche giocata, abbiamo capito anche che tipo di partita andava fatta su questo terreno di gioco, e credo che alla fine la vittoria sia meritata. È una vittoria che incarna il nostro spirito. Oggi per vincere dovevamo essere brutti, sporchi e cattivi, e se una di queste tre caratteristiche fosse mancata non avremmo vinto questa partita. Ci abbiamo messo un po' a capirlo, però è una vittoria che, oltre al valore numerico, incarna lo spirito di questa squadra ed è la cosa migliore di oggi. Luca, che partita è stata? Aiutaci a decrittarla. Diciamo, quelle che ha detto il mister Ciambelli, questa è stata la partita. Ho detto pure in tribuna, sono quelle partite sporche che deve essere intelligente a indirizzarla a tuo piacimento, e con la voglia di fare il risultato. Una squadra, giustamente, vedendola così, non merita i 5 punti. Però ai punti, vedendo la gara, meritava i 3 punti probabilmente il Porto d'Ascoli, ma non meritava la sconfitta il Nereto. È un controsenso, ma è così. Purtroppo, come diceva il mister Bitetto, non si riesce a dare la sterzata, e va sempre in vantaggio, non riesce a gestire il risultato. L'episodio dell'autogol ha messo sì che si ingranava diversamente la partita. L'errore del difensore che ha lisciato il pallone, poi là c'è Napolano all'altra parte che non ti perdona, certo, quindi certo. Sono stati episodi, ecco, come la traversa, entrava la traversa nel primo tempo del Nereto, poi fa subito il gol dopo 2 minuti, probabilmente poteva andare 2-0 e la partita era completamente diversa. Oggi esordivano, uno dal primo minuto, uno è entrato in corso d'opera, i due nuovi arrivi, Lautaro Jara e Antonio Montano, nel
nel Nereto, come ti sono parsi adesso al di là dell'autorete sfortunata dell'argentino? Lì abbiamo visto anche quando Napolano batte il calcio d'angolo anche un po' condizionato dal vento, però come ti sono parsi? No, va bene, l'attaccante è entrato nel secondo tempo, quindi credo al posto di Pedalino, e l'argentino è entrato ha giocato da difensore centrale, e quando è nato più centrocampista, ecco. Però una partita dignitosa, l'episodio dell'autogol, ma non credo che, come dice Mister Bitetto, un po' di colpi d'aggiustamento, una quadrata con due o tre ritocchi, soprattutto uno per ruolo. Ma uno per ruolo? Uno per ruolo, secondo me, ci vogliono anche per dare fiato agli altri, perché è molto condata, e con tutto il rispetto, perché in banchina sono tutti under. Certo. Se devi lottare per salvarti, o perlomeno raggiungere o il terz'ultimo, il quart'ultimo posto per giocarti per le out, devi... Tu dici lo stesso discorso che ho fatto per il Chieti, a maggior ragione, sì, per il Nereto. Sì, perché il Chieti che... dopo c'è la fortuna che bene o male c'è un'impostazione già di gioco con il mister Lucarelli dell'anno precedente, quindi sono rimasti più giocatori anche della gestione vecchi che hanno assimilato meglio il gioco. Con qualcuno più di esperienza il Chieti penso possa tranquillamente uscire come lo stesso Castelnuovo da questa situazione. Il Nereto probabilmente dall'inizio, se avesse avuto Bitetto come allenatore, come ha fatto l'anno scorso, dava continuità al loro lavoro svolto, con un po' di giocatori poteva tranquillamente partire già diversamente. Certo. Sa tutti i colpi d'aggiustamento man mano. Questo mercato poi ti ha concesso fino alla prima settimana di novembre a fare il mercato, si riapre a dicembre fino al 30-31. Ma che ti posso chiedere che senso ha? È sbagliato, perché io, se tu mi fai il mercato fino al 5 novembre, dopo me lo devi riaprire a gennaio. Mi apri pure solo 15 giorni, però me lo apri a gennaio. Però perdonami, cioè sono finestre, ammesso anche che si segua la tua linea fino al 5 novembre, sono finestre troppo ravvicinate per poter pensare. Parliamo di campionato dilettante, quindi non ci sono contratti professionistici, quindi i giocatori si muovono con maggiore facilità. Un mercato aperto fino al 5 novembre, che poi si riapre a gennaio, cioè, fai 10 partite, non riesci nemmeno, cioè ci potrebbe essere il rischio di avere un giocatore e poi vederlo andare la via la domenica successiva, cioè non ha un senso. No, avendo aperto il mercato il 2 luglio, tu cominci il campionato, fai luglio, agosto, settembre, stoppi al 5 ottobre, rifai due mesi, riapri il 5 dicembre, metti gli svincoli fino al 22, il mercato fino al 22. Non puoi tenere la riparazione, non è più un mercato di riparazione, è un mercato aperto. È un mercato aperto sempre, quindi non è riparazione. Non ha valenza a livello, però, Polazzi come l'anno scorso è stato aperto fino al 26 aprile, motivo Covid, Polazzi questa tipologia... L'anno scorso ci può stare, perché era però una cosa... Però cioè, io non capisco. No, perché crei pure alibi. Crei ho perso alibi. Perché due se ne sono andati. Dai, una oppure perché una non all'Aquila. Sono ancora in forma, no. Oppure perché ci manca e stiamo aspettando che... Cioè, mi sembra veramente un... Io capisco che la categoria è dilettantistica, ma siamo alle porte del professionismo. Sì, cioè, secondo me ci vorrebbe... Dilettantismo per modo di dire. Esatto, per modo di dire. Ci sono realtà che spendono anche cifre economiche da quasi una gestione delle Lega Pro. Esatto, lì volevo arrivare, perché poi spesso e volentieri gli esborsi, i compensi non sono proprio da categoria dilettantistica, e se non sono, e se sono quasi alle soglie del professionismo, ci vuole la possibilità per gli allenatori, per le società, le squadre di poter lavorare con un gruppo consolidato. Con un gruppo consolidato che non può durare due settimane, ma deve durare almeno tre mesi, perché altrimenti un allenatore, qualsiasi esso sia, non sa con che gruppo lavora. Lavora con 10 gruppi diversi che cambiano ripetutamente durante la stagione. Sì, perché fino al 5 novembre sbagli una partita, ti chiami il procuratore, ti chiami il lavello, vuoi vendere sotto oppure vuoi andare a Nereto, cioè secondo me è devastante. Poi subentri il fatto, non mi paghi il rimborso, quindi... Dai, è veramente... Io... Non è facile, soprattutto per chi sta pure nell'ultima posizione, vedi il Nereto o la Samette se non avesse vinto oggi, o lo stesso Chieti. Me ne vado, rimango, mi ha chiamato l'Alto Vicentino, sta a lottare per i playoff, me ne vado da Chieti, oppure rimango, cioè mette in difficoltà anche le società, certo, nel sapere all'ultimo giorno se il calciatore se ne voglia andare o meno, e tu ti devi programmare
a trovare il sostituto. Assolutamente. Un Gond che lavori con due mesi, un Gond che tu lavori con una settimana. Oh, Andrea, te che ne pensi di questa, della questione? Che sono d'accordo sul fatto che non ha senso chiudere il mercato ai primi di novembre e riaprirlo poi ai primi di dicembre. Davvero non ha senso. Vero è anche che poi se una società è a posto con i pagamenti in regime comunque dilettantistico, ha le idee chiare, mica è detto che debba ricorrere o addirittura subire il mercato. Una società che ha le idee chiare poi tiene il suo gruppo, tiene i suoi giocatori e sa dove deve andare. Sono le società che sono più in difficoltà che sono poi più esposte alle intemperie del mercato, perché se ci sono difficoltà nei pagamenti, le cose non vanno bene e i giocatori non sono convinti del progetto tecnico all'interno del quale sono, è chiaro che poi si innescono tutte queste dinamiche. Quindi, premesso che c'è questa stortura, poi sta anche allo spessore della società tenere il proprio gruppo e andare fino in fondo o subire il mercato. Fare il mercato vuol dire appunto fare i ritocchi, un giocatore esce, un giocatore arriva e cerco di migliorare l'organico. E invece a volte ci sono delle folate proprio, sì, ma di poi frotte ritocchi, di giocatori che vanno e vengono, e lì secondo me le società subiscono proprio il mercato, però subiscono anche delle scelte negative fatte anche a monte, no? Perché anche la situazione del Nereto è partito con un organico e con un allenatore, adesso la squadra è completamente stravolta e ha un altro allenatore. Sì, il mercato è aperto, ma è evidente che sono stati fatti a monte diversi errori. Prossimo turno, si torna in campo tra tre giorni, mercoledì, il mercoledì dell'Immacolata. Vediamo il turno infrasettimanale: Castelfidardo Pineto, Castelnuovo Nereto Chieti Tolentino, Fano Recanatese, Matese Montegiorgio, Notaresco San Benedettese, Porto d'Ascoli Fiuggi, Vastese Aurora Alto Casertano, Vasto Girardi Trastevere. Sarà la 13ª giornata di campionato e noi saremo ovviamente qui a partire dalle 14:20 con Andrea Costantini per la prima parte. Ciao Andrea, sì, ne approfitto ciao, per salutarti. Ciao a tutti. Ciao a tutti. E per ricordare ancora una volta che ti ritroveremo domani sera in replay con Enrico Rocchi per parlare del Pescara. Grazie a Luca Di Pasquale, grazie Luca per essere stato con noi. Grazie a voi, è sempre un piacere. Piacere nostro. Quindi noi con l'Abruzzo del pallone, prima e seconda parte, pomeriggio sera, ci vediamo l'8 mercoledì, il giorno dell'Immacolata, per la 13ª giornata del campionato di Serie D, Girone F. Buona domenica.